Ninna? Ninna, ti ho aperto. Finalmente. Ma che ha Ninna? Può sapere che problema c'è? Ninna, non ti fa bene vibrare così, perché c'ho il vicino di sotto che poi si arrabbia. Sono arrabbiatissima! Mi sa che l'avevo capito questo, ma perché sei arrabbiatissima? Perché? Dovrei saperlo. Non lo so, sì, dovresti saperlo, perché il tuo amico mi ha insultata. Cosa ha fatto? Sì, mi ha insultata, ha detto che non sto bene con i capelli biondi. E sai quanto ho pagato per questi capelli biondi? Tantissimo! Finalmente possiamo incontrarci al nostro evento il 7 ottobre alle ore 16. Ci vediamo al Mondadori Megastore in Piazza del Duomo a Milano. Vi aspettiamo! Ok, ho capito. Matti ti ha detto che non stai bene secondo lui con i capelli biondi. Non così. Voglio nemmeno sentire il suo nome. Chiamalo quello. Ok, quello adesso dove sta? E io che ne so, non mi interessa, ci siamo lasciati. Cosa? Sì. Ma che significa che vi siete lasciati tu? Non lo voglio più sentire, hai capito? Oh mamma mia, mi sa che devo chiamare Dani. Dani! Abbiamo un problema! Dani! Dani! Dani, ma si può sapere che sta facendo? Dani, vieni qui! Sono nervosissima, mi devo calmare. Vabbè. Un po' di spazio qua lo posso recuperare. Sì. Chissà dove tengo la Nutella. Niente. Dani, è nel bagno chiusa. Adesso vieni. Che cosa stai facendo con la mia roba? Rimettila a posto. No. Come no? Sì, se, la tu mia... se tu tieni questo, io non ho posto per mettere la mia roba. Posso venire ad abitare qui? Per favore, perché io non ho più una casa ora che Scusami Ninna, scusami. Così però non si fa. Non è che tu prendi la mia roba, la butti a terra e poi chiedi. Ma chi mi ha lasciato? Quindi tu, che tu hai lasciato lui, non lui te! Se vuoi vado in mezzo alla strada. Ma che significa in mezzo alla strada? Ninna! Ninna, che fai qui alla porta? Vieni di lì! Posso stare qui almeno 2 giorni? Sì, Ninna, tu sei la nostra carissima amica. Puoi stare quanto tempo ti pare, ma 2 giorni un po' troppo. Divano è scomodissimo, dirò a Dani e Robby di cambiarlo per questi 2 giorni. Ninna, se Dani scopre che hai messo i tuoi piedini sul nostro divano, me la fa pagare. Quindi per favore stai composta sul divano. Ho capito. Ma mi fai sapere? Devo leggere, Robby! Devi andare via in questo momento. Mi sa che devo chiamare una persona a telefono. Falsa chiotti, avete visto? Non mi fa leggere nemmeno il nostro nuovo libro. Comunque trovate il libro Ninna e Matti la sfida contro il tempo in tutte le librerie. E tra l'altro il 7 ottobre ci vediamo in Piazza Duomo a Milano alla Mondadori alle ore 16. Solo se io e Matti facciamo pace. Cosa hai detto? Un evento? Mm-hmm. Posso venire pure io? L'hai comprato il libro in libreria? Non ancora. E allora muoviti, che poi finisce e non lo trovi più. Pure voi falsa chiotti, andate in libreria a comprarlo. Corro! E adesso con tutto bello vestito. Ho detto che non voglio fare pace con lei, è colpa sua se abbiamo litigato. Adesso vieni in compagnia di lei. In fondo questi capelli mi stanno bene. Non sono così male, guardate, sono carinissimi. Biondi al punto giusto. Perché Matti ha dovuto dire che non mi stavano bene? È così cattivo con me. Ninna! Ma si può sapere cosa stai facendo in bagno? Ehi! Yuhu! Ora mi devo fare la tinta. Mi farò i capelli neri. Magari a Matti piaceranno di più così. Non ce la faccio più. Ed è soltanto il primo giorno che è venuto a vivere da noi. Ninna, giuro che adesso entro. 3, 2, 1. Ninna, non ci posso credere. Si è anche chiusa nel mio bagno. Che prodotti ha, Dani? Palette dei trucchi. Questa sarà una bellissima convivenza. Ninna, finalmente sei uscita dal mio bagno. Ora ti levi, però devo passare. Scusami. Sì? Ninna. Sì? È casa nostra, il cibo dovresti almeno chiedere prima di prenderlo. Cioè, ti rendi conto che stai prendendo il nostro cibo così a caso, a fare merenda? I miei marshmallow, i miei biscotti al pistacchio e i miei salatini? Cosa vuoi fare, un aperitivo così da sola?
Anna, io mi sento così sola e triste. E quindi ti vuoi rimpinzare di cibo? No, Robby, basta, sì. Sei troppo cattivo con lei, ha ragione, io devo consolarla. Grazie. Ora, lasciaci tutte queste cose. Grazie. E noi mangeremo senza di te. Ma se sei tu che hai detto, mi raccomando, sì, vai da Nina e non farle prendere il nostro cibo. Cosa? Ti capisco, io una volta ho litigato con Robby in maniera fortissima. Sì, ma non è che hai anche la Nutella? La Nutella, sì. Se vuoi te la vado a comprare. Non ce l'hai! Oh, aspetta! Che cos'è questo? I gioielli di Dani. Ma che carini. Oh, ma sono bellissimi questi anelli. Non me li hai mai fatti vedere. Wow! Fantastici! Sì? Nina? Sì? Cosa stai facendo? Sto provando i tuoi anelli, sono molto belli, sai? Sì, lo so che sono molto belli. Sì? Sono anche... Ma che dito hai? Si toglie molto facilmente. Ah, e sono anche i miei. Dovresti chiedermi il permesso, io ti voglio molto bene, però... Cioè, queste cose sono... Le... Certo, aspetta, mancherà questo. Se... No, questo è mio e... il resto, quindi aspetta, posso provarmeli? Grazie Dani, sei così gentile. Ma ti ho detto che sono i miei. Questo oggi lo riesco a finire. Che fai? Gioco. Ma secondo te cosa dovrei fare con Matti? Cioè, nel senso, lui mi ha trattato malissimo, non devo perdonarlo, vero? E tu cosa fai quando litighi con Dani? No, Robby, no, basta! No! Sì, devi fare tutto da capo perché non mi rispondi. Io ho bisogno di una risposta. Ho litigato con Matti, sono così triste. Hai litigato con Matti? Ti sembra un atteggiamento corretto prendere il mio joystick che costa un sacco di soldi e lanciarmelo? Romperlo lì vicino alla porta, ma ti rendi conto? Io adesso non ce la faccio più. È qui che prendi il cibo e mi rompi i videogiochi e dai fastidio a Dani. Niente, ora chiamo Matti e mi sente. Viene qua e fate pace, punto. Non me ne aspettavo queste cose da Robby. Ora ho litigato anche con lui. Robby, stai calmo, devi convincere Matti a venire qui, anche se ovviamente lui non vorrebbe. Ciao Matti, senti, vieni adesso qui, passo ora, ho bisogno che tu vieni in casa mia in questo esatto istante. Non accetto nessuna scusa, quindi hai tipo 3 minuti di tempo per venire proprio qui a casa mia, ti aspetto, ciao. Dovrebbe andare bene così. Possiamo cambiare, questo film è brutto. Neanche a me piace. Dai, cambia, dai, ma... Oh, hanno suonato, vado io. È il corriere della pizza? Chi state aspettando? Corriere della pizza, Nina. Chi è? Oh, Matti, sì. Ecco, sali. Robby, è Matti. Ok. Sta salendo. Dobbiamo trovare il modo di qui spingere a casa, Nina. Sta salendo, sì, Matti. Ho capito. Ci penso io, tu apri Matti. Certo. L'ho chiamato io. Ho fame, quando arriva la pizza? Nina, devo mostrarti una cosa bellissima. No, io voglio la pizza. No, devi venire assolutamente con me. Ti piacerà, anzi, sai che ti dico? Te la regalo, quindi vieni con me. Allora, è una cosa che ho comprato ieri ed è super luccicosa. Quindi vieni. Vieni proprio qui. Voglio andare in pizza. Sì, io voglio. Allora, abbiamo saputo che hai litigato con Nina. Nina, a quanto pare, vuole vivere qui a casa nostra. Cosa stai facendo? Devi fare assolutamente pace con Nina. Ok, la lascia così. Perché dai i primi fiori? Prima dobbiamo vestirlo. Ma che cosa state facendo? Io non voglio fare pace con Nina. No, mi interessa. Nina è una bravissima ragazza, è bellissima, è bravissima. E soprattutto non può vivere qui a casa nostra. Di conseguenza, adesso tu vai lì. E adesso con tutto bello vestito. Ho detto che non voglio fare pace con lei. È colpa sua se abbiamo litigato. Mi interessa. Senti, adesso vieni in compagnia da lei. Aspettate! Adesso vai lì dentro insieme a Nina e fate pace! No! Ciao! Tu che ci fai qui? Senti, sono stati loro a vestirmi così, ok? Comunque queste sono per te. Quindi?
Comunque volevo dirti che non devi arrabbiarti. Ti chiedo scusa se appunto ti ho fatto arrabbiare. Adesso però usciamo da qui. Tu hai detto che i miei capelli erano brutti. Ma assolutamente no. Hai capito male. Non ho detto che sono brutti. Ho detto che i tuoi capelli sono giusti. Ma che significa giusti per dei capelli? O sono belli o sono brutti? Sono giusti, sono ok. Mi piacciono, sono approvati. Quindi adesso abbiamo fatto pace? Solo se mi regali un cornetto canutella invece dei fiori. Oh, va bene, e quindi questi non li vuoi? No. Vabbè, dai, dammi un abbraccio adesso. Comunque stai bene con il papillon. Grazie mille, non è nemmeno mio. Allora, fatta la pace? Perfetto, ci vediamo domani. Ah, no! Non ve l'ho detto. Mi sono trovata talmente bene qua che io e Matti ora viviamo in questa casa con voi. Sì, esatto. Ho sentito bene, hanno detto che vogliono rimanere qui in casa con noi. Coinquilini per sempre! Questo è colpa tua, che tu è tutta povera Nina, povera Nina. Adesso sai che ti dico, sono io che lascio a te, Dani. Ma cosa trovi? Nina ha detto che avete dei biscotti buonissimi, me li fai assaggiare? Andiamo. Povera me.